stanco mai di dire, la terza grande lingua del mondo antico. In realtà, insieme al greco e al latino, non andrebbe mai dimenticato questo. E non è neanche una lingua morta. In qualche modo è ancora viva in parecchi posti, spazi. Sì, in tutto il mondo, direi. Molto più globalizzata. È conosciuto a Teheran. L'interprete dell'ambasciata italiana, che era un assiro, certo, che parlava, certo. Il mouse. Bene, buongiorno, ringrazio dell'invito, ringrazio anche dell'occasione che la compilazione della voce aramaico per il portale mi ha procurato. In realtà, come quasi tutti questi lavori, quando ci si confronta con l'esigenza di scrivere un testo breve e pregnante su un argomento enorme, oceanico direi, come è quello della scrittura aramaica, meno male che non c'era una voce lingua altrettanto dettagliata, perché probabilmente oggi non sarei qui a relazionare, ma sarei ancora a qualche parte a scrivere. No, però pone dei problemi metodologici interessanti, quindi io adesso anziché fare come la collega che ha presentato un interessantissimo lavoro su un materiale inedito, vorrei brevemente, c'è almeno un'altra semitista qui, quindi non sono completamente solo, almeno altre due, io ne conosco una sola perché è stata in parte insieme a me dottoranda all'Università di Firenze, però la cosa che farò è presentare i documenti che ho scelto per parlare di scritture aramaiche, sicuramente si deve usare il plurale, e poi alcuni dei problemi che mi sono posto di fronte all'esigenza di, che è quella pregnante in questo caso, che cosa è indispensabile dire di una scrittura aramaica che deve finire nel portale, che cosa possiamo rimandare degli altri approfondimenti. Innanzitutto, per quanto riguarda l'aramaico, e sono contento che il professor Ampolo l'abbia introdotto in questa maniera, una delle grandi lingue del mondo antico, e devo aggiungere che rispetto al greco e al latino, non solo del Mediterraneo antico, l'aramaico è una lingua che ancora oggi è parlata non solo nel vicino oriente, ma anche negli Stati Uniti, in Svezia, in paesi molto lontani da quella che è la madrepatria aramaica, e ha rivestito, da un punto di vista linguistico e anche da un punto di vista della tradizione delle scritture, un ruolo determinante. Se noi pensiamo solo al ruolo dell'aramaico nella storia delle religioni del vicino oriente, già solo per quello l'aramaico dovrebbe essere annoverato tra le lingue che un bravo storico delle religioni dovrebbe conoscere, e mi limito a questo ambito, diciamo. Quello che interessa, perché qua prima parleremo di scritture aramaiche, è che l'aramaico è stato scritto noi abbiamo notizie di popolazioni aramaiche nelle fonti assire, sono notizie che quando almeno facevo l'introduzione io all'aramaico ci si diceva anche una data, 1111 avanti Cristo, e gli annali di Tiglat-Pileser I. Voi sapete che questi monarchi assiri amavano elencare e dettagliare nei loro annali tutte le loro imprese militari. L'impero assiro, come voi sapete bene, ha come due direttrici di espansione fondamentale la Mesopotamia da un lato e la Siria Palestina dall'altro. Scendendo nella Siria interna, gli assiri incontrano gli aramei. Gli aramei all'epoca sono delle popolazioni che hanno trovato da poco una forma di organizzazione politica autonoma, i regni cosiddetti aramaici indipendenti, che controllano la Siria interna e la zona dell'Anatolia sud-orientale contemporanea, che sono al centro delle mire espansionistiche non solo degli assiri.
Ma la prima iscrizione aramaica, cioè la prima iscrizione in cui troviamo un testo in lingua aramaica, è l'iscrizione di Tel Fecherie. Un'iscrizione, Tel Fecherie è un sito nella Siria settentrionale, chi sa l'arabo sa che Tel Fecherie vuol dire la collina dei cocci, una sorta di testaccio vicino orientale. Fecherie è un po' più siriano, in Iraq dicono Fochar, ma è sempre la stessa cosa, cocci, come anche Tel, sapete che vuol dire collina non naturale, ma collina costituita di antichità, no? Quindi quando siete in presenza di qualche Tel vuol dire che diciamo non è proprio la X il punto dove scavare, ma quasi. L'iscrizione di Tel Fecherie, che è la prima vera attestazione di aramaico come lingua scritta del vicino Oriente antico, è datata alla fine del X secolo avanti Cristo circa. La sua datazione non è ancora stata completamente stabilita in maniera inequivocabile. C'è un volume recente che la rialza leggermente rispetto a quelle che erano le stime precedenti. Resta il fatto che l'iscrizione di Tel Fecherie è interessante perché si trova su di una statua sulla quale è stata incisa anche un'altra iscrizione, un'iscrizione in lingua accadica, che è la lingua delle grandi potenze mesopotamiche a partire dai tempi di Sargon e di Akkad, siamo nel 2350 a.C. in poi. Questo ci dà la cifra del contesto in cui l'aramaico viene messo per iscritto. È un contesto politico, culturale, in cui la grande tradizione della Mesopotamia, che è una tradizione di lingue scritte dal terzo millennio avanti Cristo, quindi ha un peso enorme nel contesto vicino orientale, si irradia potentemente, in maniera del tutto incontrastata, fino alle coste del Mediterraneo, come un'onda che però bagna diversi ambiti culturali prima di incontrare la costa del Mediterraneo orientale. Gli aramei, a questo punto, noi ci aspetteremmo, come logica conclusione di questo discorso, dovendo scegliere un modello di scrittura, sceglieranno un modello orientale, quindi faranno come gli abitanti di Ugarit, che nel XIV secolo avanti Cristo, pur applicando il principio consonantico, cosiddetto monoconsonantico, per registrare la loro lingua, applicano questo principio sotto la specie morfologica dei cunei, cioè creano quello che in maniera veramente artigianale potremmo definire un sito di segni cuneiformi. Ma gli aramei non fanno questa operazione perché risentono dell'influsso di un modello culturale che è, secondo Giovanni Garbini, il più originale modello culturale semitico del vicino Oriente, che è quello dei Fenici. In altre parole, dovendo mettere per iscritto la loro lingua, gli aramei decidono di decidono una parola grossa, però adesso non possiamo sottilizzare, di utilizzare il principio monoconsonantico e morfologicamente incarnato nei segni inventati o che hanno cominciato ad essere utilizzati per primi dai Fenici sulla costiera, la fascia costiera siro-palestinese. Per questo io non vi presento, voi direte tutta questa, io non vi presento l'iscrizione perché soprattutto c'era un problema di immagine, cioè avevo una fotografia che nel web sarebbe risultata decisamente poco leggibile, poco fruibile, ma ve ne presento un'altra abbastanza vicino cronologicamente a quella di Tel Fecherie, che è l'iscrizione di Bar Adad, altra iscrizione che ha delle discussioni a riguardo sull'interpretazione di alcune lettere, di alcuni contenuti, ma che è interessante
Perché intanto chiunque di voi maneggiato un po' riesce praticamente a leggere l'iscrizione. Certo, è scritto in aramaico, ma è il ductus di questa incisione è ancora larghissimamente fenicio. Questo a tal punto, per le iscrizioni di questo periodo, siamo nel IX secolo avanti Cristo, il grande epigrafista Joseph Nevé, che purtroppo è appena scomparso, sono reduce da un soggiorno in Israele in cui ha preso questa brutta notizia, e Joseph Nevé diceva che questo si può ancora chiamare Phoenician Aramaic, cioè fenicio aramaico, perché di fatto non esiste ancora una tipizzazione dei caratteri che ci faccia dire che la scrittura è stata, tra virgolette, arabizzata, e non solo la lingua che c'è sotto. La parte più interessante di questa iscrizione è naturalmente quella che vedete nella terza riga, le prime sei lettere, qua è scritto Neram. Io sto vocalizzando un po' alla ebraico fenicia, però Mlach Aram diventerà in aramaico questa cosa, cioè re di Aram. Questa cosa è importante non solo dal punto di vista della scrittura, ma ovviamente anche dal punto di vista storico-politico. C'è un re di Aram. Naturalmente anche chi ha fatto studi biblici ha già orecchiato questa titolatura, perché nei testi storici della Bibbia, non solo, si citano questi regni aramaici, e chi ha manipolato, maneggiato un po' di profeti può ricordarsi questa serie di profezie soprattutto settentrionali circondano cronologicamente e geograficamente le prime esperienze politiche dei cosiddetti Regno Unito prima della spartizione tra Giuda e Israele, anche durante questo periodo. L'aramaico che voi trovate nell'iscrizione Dad è tradizionalmente definito linguisticamente l'aramaico antico. E l'aramaico sostanzialmente attestato in questi documenti epigrafici risalenti al periodo degli aramaici indipendenti della regione siro-anatolica è una lingua che in realtà scombussola immediatamente il linguista occidentale più o meno abituato, come chiunque. Io ho fatto studi classici, quindi, come dire, tutti quanti più sciamente cresciuti nell'idea del il latino, il greco, la lingua, no? Mentre subito, tuffandosi nel mondo semitico e nel mondo aramaico in particolare, si capisce che l'antico adagio è l'uso che fa la lingua e non la lingua che fa l'uso, è la verità. Tutti i dialettologi che si sono messi a studiare l'aramaico antico si sono resi conto che è inutile scrivere un'etichetta aramaico antico pretendendo che sia valida per tutte le iscrizioni, è meglio dire varietà X, varietà Y, quella è l'iscrizione di Baradad, però non c'è in quell'altra, forse qui è in un'altra maniera. Naturalmente ci sono i nuovi apporti, delle nuove scoperte nell'ambito dell'aramaico antico che dimostrano l'esistenza di costanti, ci mancherebbe, cioè altrimenti non avremmo una lingua, nel senso un sistema che funziona più o meno con le stesse categorie, ma avremmo diverse lingue. Resta l'unità tipologica, ma sin antiche l'aramaico è documentato in varietà diatopiche abbastanza facilmente riconoscibili. Questo per me è sempre molto istruttivo seguire conferenze come quella che ha preceduto la mia, perché mi rendo conto che in altri contesti queste sottigliezze diventano una specie di miraggio, cioè la fortuna di questi ambiti culturali è che a volte abbiamo iscrizioni distanti di pochi anni, datate, con personaggi storici citati. Quindi tutto un che ci permettono anche linguisticamente di collocare le diverse esperienze, in questo caso di scrittura e di lingua, rinvenute archeologicamente. Proseguendo in questo itinerario che
sempre tenendo ben distinti piano, lingua e scrittura, naturalmente, in altre manifestazioni di scrittura monumentale in un periodo successivo che viene chiamato ufficialmente il periodo dell'aramaico d'impero, Reichsaramäisch, o gli inglesi preferiscono official Aramaic. È un periodo in cui ci sono molte più testimonianze rispetto al periodo precedente. Questa che vi presento, ad esempio, è una iscrizione, la cosiddetta prima iscrizione di Bar-Rakib, è nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo. È stata rinvenuta nella Turchia sudorientale, si può vedere al museo di Istanbul, l'hanno collocata nella parte un po' risistemata del museo, quindi anche si vede ad un'altezza raggiungibile. Questa è un'iscrizione importante da un punto di vista della storia della scrittura aramaica, perché come i grafemi sono ancora fondamentalmente molto simili ai grafemi fenici, ma cominciano a verificarsi fenomeni. Ad esempio, cominciano in maniera significativa i tratti verticali di alcuni segni. Alcuni segni si rimpiccioliscono e salgono verso la parte alta della linea di scrittura. Questi sono fenomeni che ovviamente in un'iscrizione monumentale come questa sono molto più lenti, diventano evidenti molto più lentamente rispetto ad altri tipi di scrittura che vedremo tra poco, ma che segnalano la tentativo di raggiungere un'autonomia dal punto di vista del ductus scribale nell'ambito dell'aramaico. Aramaico di impero, cioè di un periodo in cui questi re, i cui sudditi sono in larga parte arameofoni e quindi usano l'aramaico per comunicare le imprese, fatti e informazioni, si devono confrontare direttamente con i grandi imperi dell'epoca. In particolare questa iscrizione di un re, il re Bar-Rakib, che si deve confrontare direttamente il grande sovrano neoassiro Tiglath-Pileser III, noto perché non era molto tenero coi suoi nemici, anzi per niente. E Tiglath-Pileser III, che regnava già all'epoca in cui il padre di Bar-Rakib, teneva in mano questo piccolo regno, il regno di Samal, appunto nella Turchia sudorientale, era nei confronti del quale il padre di Bar-Rakib era già stato leale, con la successione di Tiglath-Pileser III, questo regno sarà inglobato nell'impero assiro. Quindi il destino di tutti questi regni è di essere assorbiti dall'impero neoassiro, o talmente seriamente sconfitti su un piano militare o su un piano dell'egemonia locale da finire la loro vicenda politica. Con la fine dell'autonomia politica e inizia la fortuna in realtà dell'aramaico in tutto il vicino oriente, perché è proprio in questo iniziale periodo dell'aramaico imperiale che gli assiri deportano molte delle popolazioni arameofone, quindi deportano anche chi parla e chi scrive in aramaico, e questa fortuna dell'aramaico sia nell'area assiro-palestinese che nell'area mesopotamica metterà le basi del suo divenire la grande lingua d'uso dell'area attraverso l'impero neoassiro, l'impero neobabilonese, finché i persiani, intorno alla metà del VI secolo, saranno i primi a unificare tutto il vicino e il Medio Oriente, dall'Afghanistan all'Egitto, dall'Anatolia all'Arabia settentrionale, si troveranno nella necessità di avere una lingua amministrativa che possa essere compresa e scritta in tutto l'orbe achemenide, e decideranno di fare l'aramaico lo strumento della loro gestione imperiale. Ma qua, con l'epoca di Bar-Rakib, siamo ancora all'inizio di questo processo. Tra l'altro, a livello di scrittura, vedete che ancora in quest'epoca la scrittura
rispetta alcuni canoni tipici della scrittura fenicia, come ad esempio l'uso dei separatori, la divisione in righe. Chi di voi, qualcuno di voi credo abbia letto l'iscrizione di Chilamua, una delle grandi, uno dei grandi classici dell'epigrafia fenicia, è un'organizzazione molto simile a questa. Sempre nel periodo dell'Aramaico d'Impero, qua siamo già però nel VII secolo, cominciamo a vedere, e questa è un'iscrizione funeraria, è una delle cosiddette iscrizioni di Nerab. Nerab è una località siriana, e questa si può vedere al Louvre, anch'essa in posizione abbastanza facilmente raggiungibile, e in questa iscrizione cominciano invece a delle ulteriori evoluzioni più marcate nel ductus della scrittura aramaica. Siamo in un'epoca in cui che altri studiosi ritengono che però di fuori di queste manifestazioni monumentali si sia già sviluppata anche una certa attività cancelleresca che ha inevitabilmente prodotto lo sviluppo di forme, una volta si sarebbe dette più corsive, della scrittura. Questo è facilmente dimostrabile, non c'è nessuna necessità di fare ipotesi o di mettere punti interrogativi nella documentazione, perché se noi prendiamo l'Ostracon di qua, dunque qua siamo nel VII secolo, più precisamente la metà del VII secolo datiamo questo che è l'Ostracon di Assur, in cui vedete è iniziata decisamente un'attività cancelleresca, perché questo è un ductus pienamente corsivo. Alla fine vedremo, c'è una tabella riassuntiva di tutte le scritture, o meglio, delle più significative forme di scrittura aramaica, e questa è una già forma già abbastanza sviluppata di corsivo cancelleresco aramaico. Questo riguarda, si tratta di corrispondenza in questo caso, in corrispondenza ufficiale, corrispondenza, non corrispondenza privata, che gli esiti delle cui forme finiranno pienamente utilizzati nei papiri di Elefantina, negli ostrachi egiziani, quindi anche in luoghi molto remoti da Assur, che è uno dei centri del potere in questo periodo. Per quanto riguarda i contenuti, siamo all'epoca della ribellione di Shamash-Shumukin contro il suo fratello Urbanipal. Ci sono dei funzionari che sono mandati nella Mesopotamia controllata da Shamash-Shumukin per verificare quello, e si scambiano queste informazioni utilizzando questi ostraca. Questo è stato composto, era frammentario, è stato ritrovato ad Assur, quindi uno dei centri del potere del periodo. Sempre parlando di aramaico d'impero, anche, vedete, scendiamo già in periodo pienamente achemenide, siamo nel IV secolo avanti Cristo, vedete che i caratteri della scrittura monumentale, siamo, ripeto, nel IV secolo avanti Cristo, sono non più derivati o facilmente conducibili a fenici, ma si sono trasformati molto profondamente, secondo le che è stata fondamentalmente concepita in merito, perché il modello non è più stato del monumentale sul corsivo cancelleresco, ma viceversa, cioè gli sviluppi del corsivo cancelleresco hanno portato alla influenza sul monumentale. Questo deriva dal fatto che ovviamente in una amministrativa che deve essere mastodontica come quella persiano, l'uso cancelleresco diventa straordinariamente più intenso che quello della scrittura monumentale, che comunque non scompare tra qualche decennio, anzi secondo Navè sta già scomparendo a quest'epoca. Io penso che forse Garbini, che la fa scomparire due secoli più tardi, sia un po' più prudente, soprattutto in Palestina. Questa iscrizione perché la voglio presentare? Perché c'è una questione storica, la famosa iscrizione, l'iscrizione di Carpentras, e uno dice ma cosa c'entra Carpentras con l'aramaico? Cioè, non si sa come, questa iscrizione è giunta nella cittadina francese di Carpentras e prima
prima dell'inizio del 1700. È stata trovata nel 1700, all'inizio del 1700, proprio a Carpentras. Tra l'altro, poi io leggendo cose su Carpentras ho scoperto che anche per l'archeologia romana, cioè, ci sono delle cose interessanti in questo centro francese. Nel 1704 è stata la prima iscrizione aramaica pubblicata in Europa. Pubblicata, ovviamente qualcuno può dire non come la pubblicheremo oggi, però sicuramente resa nota ad un pubblico che poteva essere interessato all'epoca all'aramaico. In realtà, perché è interessante l'iscrizione di Carpentras? Perché è un altro esempio di come la scritta dell'aramaico sia penetrata in un contesto originariamente non suo. Se non l'avete mai vista, questa è solo la parte bassa dell'iscrizione. L'iscrizione intera è fatta ad edicola, come qualunque iscrizione funeraria egizia. Ne abbiamo vista almeno una ciascuno in vita nostra, no? Quelle edicole dice sopra Anubis, che si occupa della mummia, scusate, spero che non ci siano egittologi, perché, e sotto le lamentatrici che compiono questo rito. Una iconografia perfettamente egizia, perfettamente conforme ai canoni del rituale relativo alla balsamazione e alla sepoltura dei defunti. C'è un'iconografia geroglifica tra i due registri superiore e inferiore iconografici, ma in fondo che cosa c'è? C'è l'iscrizione in aramaico d'impero. Prima si diceva, sentivo il professore che diceva, ah, quell'iscrizione errori. Allora, se volessimo ragionare così, diremmo qua non c'è nessun errore e siamo nell'Egitto del IV secolo avanti Cristo e i nomi proprio di queste persone non sono aramaici, cioè sono persone che hanno degli antroponimi egiziani. Ora, io sull'onomastica usata come identificazione della lingua di colui che porta il nome ho le stesse idee di Michael McDonald, cioè sono molto scettico, perché io sono convinto che questa signora Tabi, figlia di Tahapi, potesse essere una persona neofona che, trovando un paio di persone, aveva un egiziano. Non c'è nessuna difficoltà in questo, considerato che in altri contesti del vicino Oriente, faccio l'esempio di un contesto dove io ho scavato, nella città di Atra, nella Mesopotamia settentrionale, i re si facevano chiamare re degli arabi e avevano nomi i cui patronimici sono sicuramente riconducibili a beduini della giazira irachena, ma avevano nomi propri persiani e scrivevano in aramaico. Quindi, ciò nonostante, se volessimo fare un discorso strettamente linguistico testuale, diremmo che questa iscrizione è stata scritta in perfetto aramaico d'impero. Non ci sono problemi grammaticali. C'è un'abrasione alla fine che ci impedisce di capire che cosa sia, che con che termine finisse l'iscrizione. Ci sono ovviamente contenuti legati al contesto egiziano. Vedete che ci sono Osiri, c'è scritto il nome del dio Osiri almeno tre volte. Accenna a questo rituale di prendere l'acqua dal cospetto di Osiri, che è tipico della destino oltremondano delle anime, eccetera, eccetera, in ambito egiziano. Resta il fatto che è un perfetto esempio di scrittura ancora monumentale aramaica, influenzata già dai prototipi della scrittura corsiva di utilizzo cancelleresco e collocata nell'Egitto persiano. Analogamente, siamo un po' leggermente più antico, siamo alla fine del V secolo avanti Cristo, analogamente si potrebbe parlare di questo ostracon, un altro famoso ostracon nell'ambito degli studi arameistici, cioè l'ostracon del sogno di Elefantina. Che venga da Elefantina un'informazione di tipo antiquario, stata acquistata sul mercato antiquario nel 1886 di Elefantina. In realtà, se adesso ne vedremo uno, noi sappiamo che dal punto di vista dell'aramaico d'impero la isola di Elefantina in Egitto, nell'Egitto meridionale, questa è un'altra delle grandi, è importantissima perché dall'isola di Elefantina provengono gli archivi di Elefantina. I
famosi archivi di Elefantina. Materiale papiraceo di valore incommensurabile, in gran parte riconducibile alla colonia mercenari ebrei che stazionava sull'isola in questo periodo, appunto tra verso la fine del V secolo a.C. e il periodo di maggiore importanza da un punto di vista della ricostruzione dell'attività di questa colonia, di cui sappiamo tantissime cose grazie a questi papiri. Abbiamo contratti di vendita, abbiamo contratti di locazione, addirittura abbiamo dopo una lettera di lamentele di alcuni dignitari perché i sacerdoti del dio egiziano Khnum, che hanno il tempio lì nei pressi, fanno i dispetti agli ebrei. Dispetti è una parola così per rendere un po' meno pesante, però disturbano il culto, sanno ad esempio che ci sono delle regole di impurità e cercano in tutti i modi di, no? Quindi esistono anche, naturalmente questa lettera viene mandata a un funzionario persiano che come minimo risiedeva nel nord del paese e forse addirittura essere poi ritrasmessa ai centri di amministrazione della Mesopotamia centrale, non ci è pervenuta risposta di questa veemente lamentela. Questo ostracon invece è interessante perché è un'attestazione diretta, almeno il testo non è quanto di più chiaro ci possa essere da un punto di vista contenutistico, però è abbastanza evidente il fatto che il redattore di questo testo, che ha, vedete, dal punto di vista della scrittura aramaica le forme sono quelle che sono usate nei papiri, quindi questa è una scrittura perfettamente libresca, ha consultato un oniromante, cioè ha sogno, questo sogno viene riportato sul recto di questo ostracon, la prima frase, vedete, dice ora vedi un sogno uno, tra l'altro è curioso perché lui scrive uno in cifre, dice ora vedi sogno, vedete che ho scritto il numeretto perché c'è proprio il numeretto, io vidi, dici, e da quel momento ebbi molta febbre, una vita, poi dice le sue parole, buona salute. Allora l'oniromante e la conseguenza dell'interpretazione del sogno è stata che ha mandato un messaggio, lui probabilmente un marito lontano da casa, alla moglie per dirle vendi tutto quello dei miei preziosi per dar da mangiare ai bambini, no? Perché deve essere stato in un momento di difficoltà economiche. Questo è un perfetto corsivo di età achemenide, le cui manifestazioni più naturalmente interessanti sono i papiri di Elefantina. Questo è il papiro di cui vi parlavo prima, della fine del V secolo a.C. Ora, questi papiri sono stati varie volte studiati e ristudiati, adesso noi la magistrale da un punto di vista del disegno dei pezzi fatta da Ada Iardeni, però a mio avviso l'apporto di Ada Iardeni questi testi non avrebbero potuto essere studiati in maniera in cui lo sono stati, questa è in realtà l'immagine l'ho presa dall'edizione Zachow, che aveva già comunque da un punto di vista dei supporti iconografici delle ottime fotografie che si possono leggere benissimo. Estremo punto di sviluppo della scrittura cancelleresca, della scrittura libresca dell'aramaico d'impero. Alcuni più di altri hanno mantenuto la forma originaria, si sono rivelate più la loro più durevole da un punto di vista della, tra virgolette, usura scribale, ma le altre sono evolute, vedete, in maniera decisamente decisamente forte, dando luogo in alcuni papiri ad una difficoltà di distinzione dei grafemi abbastanza significativa. Forse aveva ragione Levi della Vibe, anzi senza forse, quando diceva in certe di queste cose o sai quello che c'è scritto oppure, ecco, tanto meglio. Il periodo di che è un grande periodo di sviluppo di varietà diatopiche, anche qui c'è una bellissima monografia di Margareta Follmer sulle varietà diatopiche dell'aramaico d'impero, perché anche qui è possibile riconoscere singole di utilizzo, ad esempio
mezzo del participio predicativo, gli esempi che mi vengono in mente così, ma da un punto di vista della scrittura possiamo dire che nella sua forma ufficiale cancelleresca lo scriba di Elefantina scriveva in una maniera tale che poteva essere preso da uno scriba, ovviamente opportunamente addestrato, di altre aree dell'impero anche molto remote dall'Egitto, dalla Mesopotamia alla Siria, all'Afghanistan, alla Persia, perché questo tipo di ductus è talmente prestigioso che tutte le scritture aramaiche successive prendono esempio da esso, in maniera più o meno diretta ovviamente, perché con la caduta dell'impero achemenide seguita alle conquiste di Alessandro Magno ci sono due grandi eventi che influenzano la scrittura aramaica e anche la lingua aramaica naturalmente. Il primo evento è la nuova lingua in Vicino Oriente in maniera massiccia, importante, intensiva da un punto di vista culturale, e che è il greco. Il greco che si è sempre, i greci sono sempre, si sono sempre aggirati nel Vicino Oriente, ci mancherebbe, ma con la Magno noi abbiamo il formarsi di grosse elite che parlano in greco, che sono in grado di capirlo bene il greco. A questo proposito mi viene in mente un volume recentissimo, una delle curatrici del quale credo che lavori qui a Pisa, che si chiama Facella, che parla dell'identità del Vicino Oriente. Per un aramista come me, leggere articoli in cui si capisce che ad esempio Libanio credeva che la Siria fosse un mondo greco, città greche, tutti che parlavano in greco, per un aramista come me ha qualcosa di stupefacente, perché per me la Siria è aramaica e poi greca, non come una di quelle belle torte siciliane, non mille foglie. Invece in realtà la penetrazione del greco fu molto più capillare, e questo produce due fenomeni. Il primo fenomeno è l'aramaico subisce ovviamente una serie di reindirizzamenti nell'uso. L'aramaico resta parlato, resta scritto, ma l'elite locale comincia ad interfacciarsi con altre elite in greco. Questo ha un significato profondo perché? Perché ad esempio nella produzione di epigrafi aramaiche ufficiali nell'area siro-mesopotamica, che è la madre terra dell'aramaico sostanzialmente, la sua area di prima espansione, dall'inizio dell'epoca alessandrina fin alla fine del cosiddetto periodo precristiano, sono pochissime. Cioè c'è quello che Bayer definisce, Bayer forse estremizza un po', ma Bayer è nell'area siriana soprattutto, c'è ad un certo punto un rifiuto dell'aramaico, si scrive sopra in greco. In Mesopotamia questo fenomeno invece viene vissuto in un'altra maniera, nel senso che arriva il greco in Mesopotamia settentrionale, soprattutto perché il passaggio avviene per vie settentrionali, alto corso dell'Eufrate, alto corso del Tigre, e poi si scende per evitare l'area, la steppa siro-araba, che non è sicura per viaggi in quel periodo, a meno che uno abbia una legione al seguito. E arriva il greco, ma c'è una reazione culturale, cioè i monarchi locali reagiscono utilizzando magari stilemi artistici greci, ma scrivendoci sopra delle epigrafi aramaiche, quello Patra, la Mesopotamia settentrionale. Ci sono dei templi costruiti con criteri assolutamente ellenistici, ma con iscrizioni aramaiche. Ora, questo periodo dal III secolo avanti Cristo al I secondo dopo Cristo è un periodo interessantissimo da un punto di vista della epigrafia aramaica, perché cominciano ad emergere alcune esperienze di epigrafia monumentale, fatti conti con questo shock del greco e delle elite che si riferiscono anche al greco come lingua di prestigio, e l'inizio di quelle esperienze di epigrafia monumentale che nella categorizzazione linguistica saranno chiamate dell'aramaico, che
che va più o meno dal 200 avanti Cristo al 200 dopo Cristo, come ad esempio, e questo è l'esempio, il primo esempio che vi propongo, la scrittura aramaica nabatea. Il regno nabateo è assorbito da Traiano nel 106 d.C. nell'impero romano ed è il primo luogo al mondo che si chiama provincia Arabia. E chi sono i nabatei? I nabatei, questa è una domanda da quasi un milione di dollari, cioè i nabatei sono stati etichettati in tante maniere, quello che a noi interessa scrivono in aramaico, anche se nelle iscrizioni del periodo tardo nabateo ci sono una marea di arabismi, cioè il lessico arabo penetra in maniera prepotente nelle iscrizioni nabatee, ad esempio del IV secolo d.C., che sono le ultime che possediamo, ma hanno una scrittura propria derivata dai prototipi. Adesso voi in queste iscrizioni i prototipi dell'aramaico d'impero non li vedete tanto, ma esistono. Deriva questa scrittura nabatea, che deriva da prototipi dell'aramaico d'impero, viene utilizzata per iscrizioni monumentali, anche per un piccolo numero di papiri, ma quello che ci interessa è che buonissima parte degli studiosi ritengono che la scrittura nabatea sia alla base di quella che oggi noi usiamo per trascrivere l'arabo. C'è per anni il dibattito origini nabatea, allora se vogliamo riassumerlo brevemente, tanto per farvi capire dalla scrittura aramaica che cosa è venuto fuori. Oggi ci sono prove abbastanza significative dal punto di vista epigrafico che nelle le forme intermedie che governano la nascita delle forme arabe contemporanee sono di origine nabatea, anche se alcune forme non sono ancora spiegate se non con il riferimento a forme di siriaco mesopotamico che io chiamo pre o proto manicheo e che spiegano molto meglio del nabateo alcune lettere. Non è questa però ciò di cui vogliamo occuparci. Quello che vi presento è uno dei migliori esempi monumentali di scrittura nabatea. Naturalmente, come tutte le scritture aramaiche, la scrittura nabatea è quello che Bonfante avrebbe definito l'alfabeto consonantico, cioè si trascrivono solo i fonemi consonantici. Il principio è, a quest'epoca, un grafema, un fonema, punto. Quindi, quello a cui accennava la collega in precedenza, come si trascrive l'Aleph, molto facile da risolvere per quest'epoca. L'Aleph è al 99,9% muta, cioè è un punto grafico. Per cui che cosa si legge? Si legge la vocale che è appoggiata sull'Aleph. Allora, se io non ho il glottal stop, quella lettera può servirmi a segnare una vocale. Ed è il trucchetto grazie al quale si è passati dall'alfabeto consonantico ai nostri, in cui grazie a Dio le vocali le mettiamo, perché finché una lingua semitica è viva e si può chiedere a un parlante di vocalizzare, però in questi casi non si può chiedere a nessuno. Anche se è vero che l'aramaico utilizza, come anche l'ebraico e altre lingue semitiche, il principio delle matres lectionis, cioè ci sono questi tre grafemi: il grafema della glottal stop, dell'occlusiva glottale, il grafema della yod e il grafema della vav, che possono generalmente indicare le vocali. Di solito si comincia con le lunghe, ma non è detto che siano sempre e solo quelle lunghe. Questa è un'altra forma di scrittura dell'aramaico medio, la scrittura hatrena. Hatra è questa città nella Mesopotamia nord-occidentale, dove ho avuto la fortuna di andare, vedere, scavare, non so, speriamo di tornare presto in questa mezzaluna fertile. Questa è una classica iscrizione monumentale a Trena. Vedete che, al contrario di quello che avveniva nelle epoche precedenti, in questa fase solo occasionalmente si bada allo specchio epigrafico. Qui si scrive dove c'è spazio, ad esempio. Per farvi l'esempio che avete qua è anche interessante per i grecisti, secondo me. Questa è una
testa che gli archeologi etruschi hanno ribattezzato la Gorgone, ma l'hanno ribattezzata la Gorgone perché c'è scritto di fianco c'è scritto Gurgun qua, no? In aramaico Atreni è scritto, in grafia aramaica Atreni, però c'è scritto proprio Gurgun, dice Gorgone, che evidentemente è una specie di didascalia che chi ha commissionato questo mascherone ha voluto che fosse posto, perché dopo c'è anche il suo nome, Ab-Shpe. Invece questa iscrizione qua accanto è molto più interessante, è in cui abbiamo informazioni i progettisti del tempio, è molto curiosa perché vabbè ci sono i soliti nomi, qua avete due classici nomi, anche a Palmira, tanto per parlare di territori circonvicini, Sovedu e Yavshai, figli dell'architetto Barnannai, figlio dell'architetto Yavshai. Ovviamente chi nasceva architetto era anche perché c'era una sua genealogia di architetti. La linea 4 è molto interessante, come vedete, perché qua c'è scritto che il Dio, in questa forma di aramaico si scrive già Allah, che sarà poi quello che voi ritroverete nel ductus arabo Allah, ed è anche uno dei motivi che un certo tipo di grafia di Dio in arabo, il Dio. Riga, qua c'è una D che sarebbe una nota relationis, diciamo, no? Un nostro che. Il D qua è interessantissimo perché è scritto Bet Chet La Alef, che vuol dire in sogno. Il D è Alp. Chiunque di voi abbia studiato un po' di lingue semitiche sa che questa è la radice di sapere, conoscere, insegnare, imparare, insegnamento, istruì. Cioè il Dio ha spiegato agli architetti come costruire il Tempio. Altra più famosa ancora di scrittura aramaica media è quella del Palmireno. Questa è un'iscrizione palmirena. Anche questa lo vedo che purtroppo... Scusate, un work in progress qua, che c'è un problema di decodifica che è rispuntato. Comunque, purtroppo queste cose verranno poi aggiustate. Ne abbiamo già aggiustate molte e colgo l'occasione per ringraziare Antonella Russo, perché sostanzialmente ha dovuto imparare l'aramaico per mettere a posto questa voce. E ho trovato le sue correzioni fatte non su mia segnalazione, ma di sua spontanea volontà corrette. Che l'aramaico non è impossibile da imparare. Allora, scrivere Palmirena, Palmira non ha bisogno di introduzione, fonti classiche. Allora, perché intanto viene citata la famosa Bai, che sarebbe il nome aramaico di Zenobia, la vedete qui, Bat Zabai. E poi perché sono anche utilizzate, anche in questo caso, c'è anche una parola greca scritta in grafia aramaica palmirena, che è questa parola, Krtra, che sarebbe Kratisto, trascritto nella, e anche insomma un po' ridigerito dalla sensibilità linguistica dell'apicida, che era evidentemente un palmireno. Sempre nell'aramaico medio mi sono spinto un po' alla periferia del mondo mesopotamico e vi presento una leggenda, sempre per farvi vedere come i prototipi dell'impero in realtà tutti una strada e uno sviluppo autonomo. Naturalmente questo avviene su base locale e viene anche sulla base di scelte di tipo estetico, ideologico, politico, come tutti i sistemi di scrittura sono sempre figli di cose extralinguistiche, non solo purtroppo linguistiche. E questa è una leggenda monetale di un re della Elimaide, che si chiamava Cammaschiro Rode. Sono regni questi che vivono
dell'egemonia partica, finché l'egemonia partica lascia che questi regni possano ad esempio battere moneta autonomamente. Questa è una forma di scrittura, come vedete, rispetto alle altre, molto più rigida e molto più legata ai prototipi dell'aramaico d'impero. Perché in quest'area, in realtà, l'aramaico probabilmente era una delle lingue utilizzate, non era la lingua utilizzata. Qua siamo in un'area, infatti, in cui sono sempre state utilizzate le lingue iraniche, prima il persiano antico, poi le lingue medio-iraniche. Quindi è una situazione culturale, è un contesto dove evidentemente il prototipo della scrittura aramaica imperiale è conservato in maniera più rigida per tradursi in una cifra di prestigio, no? E in questo caso poi su una leggenda monetale. In periodo leggermente successivo, invece, e torniamo un po' a Mesopotamia meridionale, compaiono nuove scritture, si sviluppano ancora altre scritture aramaiche. Questo è conseguenza di esperienze politiche o culturali di aree mesopotamiche o siro-palestinesi. Questa, ad esempio, è una copa mesopotamica, cosiddetta copa magica mesopotamica, cioè una ciotola di argilla nella quale è iscritto un lungo esorcismo protettivo per la casa, i beni, il bestiame e la famiglia di un paio di committenti. La scrittura utilizzata su questo supporto, una scrittura molto corsiva, molto legata alla scrittura aramaica mandaica, potrebbe essere derivata da prototipi proprio utilizzati tardopartiche dell'area dell'Iran sud-occidentale. Questa scrittura dai Mandei che sono sopravvissuti fino ai nostri giorni e anche questa una remota origine nei prototipi aramaico-imperiali, però ormai questa deriva dalle esperienze scribali del periodo aramaico medio e da tutte quelle esperienze scribali della Mesopotamia centro-meridionale del periodo partico che, di cui non abbiamo grosse testimonianze, come vi dicevo prima. C'è un problema di carenza di documentazione, forse l'unico vero problema di carenza di documentazione nell'ambito aramaico. Sempre di questo periodo è interessante per gli sviluppi che avrà nella successiva periodo alto medievale in Asia centrale e quella che usualmente si definisce la scrittura pre-manichea, che si trova solo in tipo di supporti in Mesopotamia, e anche questa è un'altra coppa magica scritta non in aramaico mandaico ma scritta in siriaco, ma con una scrittura proto-manichea. Perché proto-manichea? Perché in realtà i prototipi troviamo esemplificati in questi testi diventeranno la scrittura cancelleresca che voi ritrovate nei famosi manoscritti Turfan, quelli del IX X secolo dell'Asia centrale, che però, come noi sappiamo bene, nonostante Mani fosse avesse scritto le sue opere in aramaico e avesse evidentemente predicato in aramaico, le sue opere ci sono giunte in tutte altre lingue e non in aramaico. Forse adesso dall'Egitto c'è qualche speranza di avere qualche lacerto di Mani in aramaico. E concludo questa così una carrellata anche un po' disordinata, se vogliamo, però bisogna fare scelte dolorose per parlare di aramaico in enorme. Questo è un famoso ostracon che viene da Nisa Partica, quindi siamo nel Turan. L'aramaico non ha, la scrittura aramaica non ha avuto molto paura dei confini o delle divisioni religiose o linguistiche. Ora, ostracon è uno dei tantissimi ostraca di Nisa, un ostracon contabile sostanzialmente, quindi c'è un testo molto semplice come vedete, ma è scritto come è scritto? Questo è scritto in eterografia aramaica, cioè la lingua
lingua che è rappresentata da questo, che vuole essere rappresentata qui, è il partico, quindi un idioma iranico. Ora, già gli arabi dovevano scrivere la loro lingua non più in cuneiforme, ma con dei prototipi di scrittura aramaica, ma non ne abbiamo testimonianze. Col primo periodo partico cominciano a saltar fuori sia gli Ostraca di Nisa, che è la più famosa, l'ho messa nella galleria delle immagini, iscrizione greco-partica dell'Eracle di Seleucia, che è stata variamente studiata anche dal mio maestro Pennichietti. Ora, che cosa succede con queste lingue iraniche scritte in aramaico? Il procedimento utilizzato è quello dell'eterografia, che è spiegato in poche parole il seguente. Si scrive una parola nella grafia aramaica e la parola è visivamente la parola aramaica, ma nell'atto di leggerla la si legge in persiano. No? Credo che che sia successo qualcosa di simile col giapponese, con i sistemi di scrittura del giapponese. Ci può sembrare questo di primo acchito un po' complicato, anche un po' macchinoso, ma in realtà questo sistema ha avuto una enorme fortuna in ambito iranico, per cui tutte le lingue medio iraniche, non parlo solo del partico, parlo anche del medio persiano e poi altre forme di medio iranico, hanno ricevuto una notazione scritta in questo tipo di eterografia. Che cosa è successo però, naturalmente? Che finché c'è stata la possibilità di avere uno scriba in grado di riconoscere l'origine aramaica dell'eterogramma, si è riusciti a interpretarlo, cioè ad esempio a riconoscere che quell'eterogramma fosse, adesso parlo di categorie morfologiche, però molto, un sostantivo allo stato enfatico, ad esempio, no? Col passare dei secoli questo ovviamente è venuto meno. Lo scrittore non scrive più il re in aramaico pensando questa è la parola il re in aramaico, però se io volessi dire del re dovrei scriverlo in un altro modo. No, per lui diventa un ideogramma. Lui quando vuole scrivere re appiccica questa etichetta che solamente è un tutt'uno, non è più Mem, Lamed, Kaf, Alef, è etichetta re. Ecco, un po' spiegato in maniera un po' garibaldina, diciamo, però c'è di corsa. Questo sistema fa sì che ancora in età nelle testimonianze scritte delle lingue medio iraniche un sacco di eterogrammi aramaici, e io qua ho utilizzato il solito sistema che usano gli iranisti. In questo voglio ringraziare, anche se non è presente, il mio amico Enrico Morano, che è questo grande iranista italiano, che grazie al quale poi ho scelto degli esempi un po' più trasparenti, perché io scegliere cose che non erano così trasparenti. In questo esempio qua c'è scritta la parola un po' di aramaico d'impero, benissimo, Mem, Lamed, Kaf, Alef, e dice, ah, c'è scritto re. Certo, infatti qua io l'ho trascritto in carattere maiuscolo, perché quello come lo leggo io, in partico, lo leggerò Shah, foneticamente. Ora io non ho fatto la trascrizione fonetica. Questo per farvi vedere, se voi guardate la trascrizione più semplice, le parti in corsivo scritte in tondo normale sono in persiano, le parti in maiuscolo sono parole aramaiche che io trascrivo arameisticamente, ma che non leggerò Malka, non leggerò Bar, non leggerò in aramaico, leggerò in partico. Questo sistema eterografico produce ovviamente poi alla fine della storia di questo utilizzo, produrrà una situazione per cui nel momento in cui lo scriba deve introdurre una parola persiana che non ha un esatto corrispondente aramaico, introdurrà la parola persiana a quel punto però scrivendola
alfabeticamente, cioè andando a riprendersi un inventario alfabetico, sempre di origine aramaica, che ha sotto mano e dividendo lettera per lettera, con problemi ovviamente, perché certi tipi di consonanti, il persiano, che sono in persiano, non esiste una notazione adeguata dal punto di vista dell'aramaico. Vorrei mostrarvi a questo proposito, e poi concludiamo perché mettere un po' di una visione riassuntiva delle scritture che abbiamo visto, da sinistra verso destra, dalla più antica alla più recente, che le abbiamo viste tutte, anche se non vi sembra, ma e sono un piccolo inventario rispetto a quello che potremmo presentare, in cui vedete piano piano l'apertura di alcuni segni, la semplificazione di altri. Ad esempio la Het è molto significativo lo sviluppo che già avviene tra la fase di aramaico antico e la fase di aramaico d'impero, no? C'è un intervento aramaico su queste lettere originariamente fenice. Qua troverete la legge. Questi invece trovate già, ad esempio, il caso del partico. Questo è il caso del partico, dove noi costruiamo i valori finché abbiamo la possibilità di farlo, in alcuni casi no, ma anche qui sono poi degli sviluppi, che questo qua è medio persiano epigrafico, invece questo è partico epigrafico, fino ad arrivare in Asia centrale, dove le stesse scritture non si trascriverà solo più in lingue mediraniche, ma anche l'uiguro, cioè il turco antico, il sogdiano, e addirittura nel XIII secolo un prototipo di scrittura sogdiana, quindi di prototipo aramaico, sarà utilizzato medio mongolo, e da lì qualcuno un giorno utilizzerà i prototipi per trascrivere il mancese. Qui vi ho invece proposto una tabella di comparazione tra alcuni segni dell'aramaico antico, alcuni segni nabatei e quello che succede nel cosiddetto arabo, insomma il naschi, quello che lo trovate un po' dappertutto oggi. Secondo alcuni miei illustri colleghi, la questione ormai è stata chiusa in questo senso, il nabateo è il prototipo principale della scrittura araba, quindi potremmo dire che gli arabi, anche gli arabi, devono la loro scrittura all'aramaico. E in definitiva vi ringrazio, se poi ci saranno ulteriori curiosità. Grazie. Che possiamo discutere 20-25 minuti, poi andiamo a mensa, e la mensa è qui dalle 2 per arrivare un pochino prima, no? Andiamo al tavolo, e poi eventualmente, se non dovete partire subito, ci possiamo fermare al laboratorio che è qui accanto, sulla piazza, a continuare un attimo la discussione. E un'unica cosa, curiosità, prima di lasciare la parola ai competenti, visti che sono qui e che lavorano anche con noi da tempo. Come si può definire a fondo precisamente il rapporto fra l'aramaico d'impero e l'aramaico egiziano? Ecco, per quello che motivo, appunto, ho letto un po', ovviamente, sia le cose del textbook di Porte agli Ardenti, sì, sia alcune parti solamente, ovviamente, della grammatica dell'egiziano aramaico. Ah, certo. Ecco, come si definiscono, visto che forse è il corpus più importante nell'ambito dell'aramaico d'impero ufficiale, eccetera, gli elementi distintivi dell'aramaico egiziano rispetto all'aramaico d'impero, cioè è semplicemente appunto una grossa variante, oppure ha una dignità diversa sia sul piano scrittorio, per quel che riguarda i sistemi grafici, sia sul piano